Le fonti Market Star, eccoci qui con il nostro appuntamento mensile dedicato all'analisi dei mercati, al trend degli investimenti, degli investitori, quindi a cosa hanno guardato gli investitori nell'ultimo mese, che come sempre va a fare un bilancio così dell'andamento del mercato sotto ogni punto di vista, 360 gradi. Quindi il tema degli investimenti sicuramente in primo piano, in pole position, e ne stiamo parlando molto in questo inizio di anno 2020. 2022, perché la situazione dei mercati è cambiata la situazione di politica monetaria delle banche centrali, magari non ancora in modo definito e definitivo, ma insomma sicuramente il trend si modificherà durante quest'anno. Di conseguenza c'è un po' di timore che questo possa sbilanciare un po' gli equilibri che si sono venuti a creare in questi ultimi anni e in particolar modo negli ultimi 2 anni, quando insomma la pandemia da coronavirus l'ha fatta un po' da padrone, quindi di conseguenza tutti i movimenti sono andati, hanno seguito insomma quella direzione. Allora, io saluto Marco Caprotti, editor Morningstar Italy, con me per questo appuntamento. Marco, grazie per essere con noi anche per questo mese. Grazie mille a voi, buongiorno anche a chi ci segue. Allora, insomma, è bene prendere carta e penna perché allora, è sempre interessante, insomma, andare a capire come si modifica lo sguardo degli investitori, però credo in questo momento ancora, in modo più dettagliato. Sei d'accordo, Marco, che insomma è cambiato proprio un po', lo sguardo d'insieme in questo avvio di 2022? Sì, lo scenario sicuramente è cambiato, alcune questioni erano attese. Altre invece si sono proposte in qualche modo come una novità, insomma, però i Esatto, mercati esatto. sono abituati a reagire, quindi. Sì, per forza, anche perché non possono Esatto. fare altro. Insomma, bisogna però appunto avere dei piani, no? Ben definiti proprio per permetterci, perché siamo tutti noi i mercati, insomma, non è un'entità astratta al mercato, di reagire a quello che succede. Allora, io direi, al di là della visione del mercato in generale, che poi tanto faremo strada facendo, cominciamo con il primo tema, perché ne abbiamo molti. E oggi un po' in controtendenza, se mi permetti di dire così, partiamo dai mercati asiatici, dalla Cina. Poi naturalmente analizzeremo altri mercati. È l'anno della tigre d'acqua, intanto spieghiamo perché e quali sono i temi chiave sui mercati, cioè per chi decide in qualche modo di investire nell'azionario del paese asiatico, che prospettive ci sono? Allora, diciamo che è l'anno della tigre d'acqua che entra dopo quello del bue. La Cina e gli investitori sperano che non sia una tigre di carta poi alla fine, insomma. Le questioni sul tavolo per quanto riguarda la Cina sono diverse. C'è una questione, per esempio, di tipo regolamentare con l'intervento che il governo fa nell'ambito e nella sfera di attività di società private, che quindi non controlla in nessun modo, però dal punto di vista, diciamo così, regolamentare si sta facendo sentire e ne condiziona l'andamento. C'è la questione legata alle valutazioni dell'azionario cinese, che stanno tornando in qualche modo a essere un pochino più interessanti rispetto al passato, causa anche della debolezza in qualche modo dei mercati cinesi. Ci sono questioni sul tavolo di tipo geopolitico, ancora, quindi i rapporti che il paese ha con altri paesi, sia emergenti ma soprattutto con gli Stati Uniti. E poi ci sono le questioni che sono legate comunque alla pandemia, quindi a quello che potrà fare il governo, farà o sta facendo il governo in qualche modo per controllare i focolai che con una certa periodicità si presentano. Tutto Certo. questo per dire che l'anno non sarà semplice per la Cina, soprattutto per gli investitori che vorranno muoversi sugli asset cinesi, insomma. Le questioni sono molte, tenderanno a dipanarsi nel tempo e bisognerà sicuramente tenere un focus acceso su quel paese. Certo, diciamo che i problemi non mancano, insomma, no? E come dicevamo prima, le condizioni sono cambiate rispetto al passato, un po', la premessa che facevamo in generale sui mercati e su questo inizio 2022. Allora, torniamo, adesso a un tema caro, torniamo e passiamo a un tema caro, tra virgolette, no, anzi, sì, tra virgolette, nel senso che in tutti i sensi, che è quello dell'inflazione. Ovviamente il controllo dell'inflazione è a cura delle banche centrali, abbiamo già visto, ma questo l'avevamo già messo in conto, e i mercati ancora di più, insomma, stavano già iniziando a scontare i movimenti delle banche centrali, come si siano mosse a diverse velocità. Allora, la Fed ha già lanciato in modo più dettagliato il piano d'azione, la BCE per ora non tocca i tassi di interesse, perché poi è il tema che riguarda un po' tutti, però ecco, il reddito fisso soffre in questa situazione, perché?
Sostanzialmente perché le decisioni sull'andamento dei tassi poi in ultima analisi hanno un effetto poi sui rendimenti del reddito fisso. Questa situazione qui è una situazione un po' complessa perché appunto le banche centrali si stanno muovendo in qualche modo in ordine sparso, un po' perché le condizioni economiche nelle singole aree sono un po' diverse, anche la situazione dell'inflazione è un po' diversa, nonostante in generale sia un aumento. Poi perché spesso le banche centrali, le diverse banche centrali hanno anche poi mandati diversi l'una dall'altra, per cui tenere, diciamo così, in situazioni che non si sono ancora pienamente dipanate, un atteggiamento univoco da parte di tutti a volte diventa un pochino più complesso. Insomma, la situazione degli Stati Uniti, dal punto di vista della crescita e della crescita dell'inflazione, non è quella dell'Europa o quella del Giappone. Per cui tutte quante si stanno muovendo, diciamo, in maniera, il termine che mi verrebbe sarebbe disordinata, in realtà ognuno col proprio obiettivo. In questa situazione qui inevitabilmente il reddito fisso soffre perché tra l'altro c'è poca chiarezza in qualche modo su quale sarà poi la direzione che prenderanno tutti e le tempistiche. Per cui sicuramente, insomma, chi investe nel reddito fisso ha qualche preoccupazione in più in questo momento. Eh sì, assolutamente sì. Beh, appunto, come dici tu, di solito le banche centrali sono solite andare un po' a braccetto, però già da dicembre si è parlato di divorzio, no? Per esempio tra Fed e BCE, non a caso tu stesso l'hai definito un po' un andamento in ordine sparso, io ho detto a diverse velocità, no? Da parte delle banche centrali, insomma una situazione che si presenta variegata, però pensi che poi confluiranno un po' le decisioni, no? Magari appunto il timing è diverso, ma poi andranno di nuovo a pari passo. Ma molto dipenderà evidentemente dall'andamento dell'inflazione, nel Ah, senso beh, certo. c'è stato il picco sia in Europa che negli Stati Uniti, la situazione da quel punto di vista lì è molto più tiepida in Giappone. Alla fine dipenderà da quali saranno i numeri dell'inflazione. Le nostre previsioni sono che dopo il picco, diciamo così, che abbiamo visto alla fine del 2021, in qualche modo resterà alta, ma l'inflazione resterà alta, ma la situazione in qualche modo si raffredderà da quel punto di vista. A quel Ok. punto si capirà esattamente che cosa vorranno fare le banche centrali. Nel caso della Fed, se vogliamo parlare, insomma, di quella un po' E infatti più parliamo della famosa. Fed, che restiamo sempre sull'argomento, ma facendo un focus più dettagliato sulla Fed, che è pronta ai rialzi, lo abbiamo detto, però restano dei dubbi, cioè su forse anche quali Restano sono quelli assolutamente dei principali? dubbi, diciamo che con l'ultima riunione che hanno fatto alcuni dubbi non sono stati fugati, diciamo così. Uno è sulla quantità dei rialzi che verranno fatti, c'è chi parla di tre, chi parla di quattro, noi di Morningstar siamo per tre. Ma il Poi timing bisognerà è vedere. quindi il 1º marzo, anche secondo voi, 1º marzo e poi a seguire gli altri? Diciamo, stanti così le cose, al momento diremo di sì. Ci sono però appunto degli elementi da tenere in considerazione. Uno, tipicamente in questo periodo, sono le varianti della pandemia che in qualche modo potrebbero agire sull'andamento economico e quindi anche sull'inflazione delle varie regioni, compresi gli Stati Uniti. Diciamo che al momento quello che si vede, quello che emerge, che insomma a marzo ci sarà la prima stretta. C'è il dubbio però per esempio sul quantitative tightening, sulla tempistica, sulle modalità che non sono state ancora ben definite e chiarite al mercato, anche per questo si aspetta la riunione di marzo per capire un po' se arriveranno e quali saranno le indicazioni anche da questo punto di vista. Per cui hanno annunciato i rialzi, probabilmente i rialzi ci saranno, ci sono delle questioni da chiarire e da vedere. Assolutamente sì, insomma, sì, quella di marzo sicuramente chiarirà un po' più le idee, anche perché poi a livello di variante di Omicron e altre varianti del Covid saremo un attimino più certi, tra virgolette, che vista anche la bella stagione, che magari la situazione sarà un po' più calma e relativamente alle mosse future capiremo di più, sicuramente sì.
e poi dovrebbe essere il mese in cui dovrebbe esserci il primo rialzo, stando alle previsioni, e quindi appunto sarà un po' più effettivo. Allora, sempre rimanendo su questo tema, cioè sulla decisione della Banca Centrale Americana di rialzare i tassi di interesse, noi con voi, Marco, parliamo sempre anche dei paesi emergenti, quindi appunto le aree in via di sviluppo. Cosa potrebbe succedere ai paesi emergenti quando verranno rialzati? Cioè cosa potrebbe succedere? Usiamo ovviamente il condizionale, quando verranno rialzati i tassi? Allora, tipicamente quando la Federal Reserve si muove sui tassi con delle strette, gli emergenti cominciano a preoccuparsi, in particolar modo quelli che hanno bisogno di finanziarsi all'estero e quindi accedere di solito al mercato quello in dollari, insomma. Il rafforzamento del dollaro è un elemento che in qualche modo li spaventa. Bisogna sempre considerare che gli emergenti, parliamo sempre di emergenti, ma gli emergenti sono alla fine un gruppo eterogeneo. Quindi non tutti gli emergenti sono uguali, quindi anche un rialzo della Fed non avrà lo stesso effetto su tutti gli emergenti come un blocco unico. Ci sono paesi, per esempio la Colombia, l'Ungheria, che hanno maggior bisogno di finanziarsi sui mercati esteri e quindi probabilmente il rialzo della Fed lo sentiranno di più. Altri paesi, penso a Taiwan, la Russia, la Cina, anche la Corea, hanno meno bisogno di ricorrere all'estero per finanziarsi, quindi da questo punto di vista, insomma, dovrebbero avere, almeno sulla carta, minori problemi. Detto questo, una delle domande che ci si pone spesso è se, viste le situazioni in qualche modo delicate che si prospettano, ebbene, converrebbe mollare gli emergenti. Secondo noi, in generale, il discorso vale un po' per tutto, mollare completamente un asset non è mai una buona idea. Conviene sempre, in base ai rischi, ai propri obiettivi di investimento, al proprio profilo di rischio, cercare di aggiustare un po' il tiro, guardando bene che cosa si ha in portafoglio, se si è troppo esposti su una determinata regione o settore, se si è Certo. poco esposti. Per quanto riguarda gli emergenti, per i nostri analisti, diciamo, un asset interessante nel medio-lungo periodo per, insomma, stare dietro agli emergenti potrebbe essere quello delle emissioni in valuta locale, che sono, diciamo, meno care in questo momento rispetto ad altri asset obbligazionari e come prospettive di rendimento sembrano un pochino più interessanti. Insomma. Per cui potrebbe essere questo un sistema, sempre in un'ottica di medio-lungo periodo per restare agganciati agli emergenti. Ok, d'accordo, d'accordo. Sì, poi ecco, importante, lo sottolineo pure io perché comunque lo diciamo sempre, mollare un asset in modo definitivo non è mai cosa buona e giusta, meglio rimodularlo e appunto base degli investimenti è sempre quello, essere in grado di essere flessibili poi sui piani che vengono fatti perché poi ci sono delle cause esogene che ovviamente non possiamo prevedere quando magari mettiamo appunto il nostro portafoglio di investimento. Ottimo, allora, beh, altro tema, la geopolitica in generale ovviamente. Mi riferisco in particolar modo alla crisi tra Russia e Ucraina. Ancora, allora, ovviamente le notizie non sono certe, le ultime che sono arrivate parlano di una de-escalation, quindi del fatto che tutto potrebbe risolversi a livello diplomatico, ma ancora navighiamo un po' a vista. Ipotizziamo ovviamente lo scenario peggiore, Marco, sperando che non accada. Se dovesse scoppiare definitivamente questa crisi, cosa devono aspettarsi gli investitori? Sicuramente un po' quello che stanno vedendo anche in questo momento, per esempio la discesa dell'azionario russo, ad esempio, e sicuramente tensioni per quanto riguarda il petrolio e gli energetici in generale, che sono poi i grossi temi che sono sul tavolo anche delle varie parti in causa, e non solamente Russia e Ucraina, insomma. Un occhio sicuramente bisognerà darlo ai titoli energetici occidentali, in questo caso per poter sfruttare un po' la situazione, perché sono quelli che in qualche modo sono meno esposti, diciamo così, alla diatriba fra i due paesi, hanno poca esposizione all'energia russa o comunque di quella zona, quindi sicuramente in qualche modo potrebbero beneficiarne o comunque essere toccati in misura minore. Sì. Bisogna stare attenti alle azioni russe, sicuramente, perché sono quelle che, insomma, noi diciamo che sono un po' sulla linea del fuoco da quel punto di vista lì, nel senso che se la cosa, insomma, dovesse degenerare,
effetti sul mercato russo come quelli che stiamo peraltro già vedendo, potrebbero esserci sicuramente, anche perché poi ci sono tutte le questioni legate ad eventuali sanzioni, insomma Ah beh, la situazione. certo, cambiano i rapporti, no? Cambierebbero i rapporti tra i vari paesi in seguito a delle decisioni che, se si dovessero essere prese, appunto, in primis quello delle Eventuali sanzioni. blocchi, diciamo così, le aziende russe sicuramente andrebbero a incidere sulla crescita del paese. Ah certo, assolutamente, sì, sappiamo insomma quanto la Russia sia protagonista per esempio nel gas, nel petrolio, come hai detto tu, quindi di conseguenza viene condizionato il prezzo. Poi in questo momento già abbiamo le nostre grane interne, figuriamoci, no? Lo diciamo sempre quanto potrebbe impattare anche su tutti noi a livello singolo, al di là poi della crescita del paese. È tutto collegato, però insomma poi ciascuno fa anche riferimento alla situazione personale. Marco, allora tu hai detto appunto effetti sul mercato russo, effetti sul petrolio, quindi concentriamoci sul petrolio. Beh, ci sono diverse varianti che vanno a varianti e variabili che vanno a incidere sull'andamento del petrolio. Cerchiamo di capire quali sono quelle fondamentali, appunto l'inasprimento delle tensioni tra Russia e Ucraina, ma abbiamo ovviamente il tema ancora della pandemia con la variante Omicron che condiziona la domanda, il rapporto tra la domanda e l'offerta. E poi che cosa d'altro? Eh sì, sicuramente la pandemia, dall'altra parte, cioè, poi c'è l'atteggiamento dei produttori di petrolio che stanno comunque producendo meno di quello che avevano promesso e questo comunque incide sicuramente e inciderà sull'andamento del petrolio, a meno che appunto non ci siano poi decisioni in un altro senso. Un altro elemento da considerare è, per tornare un po' al discorso dell'inizio, la Cina, il comportamento dei consumatori cinesi, delle aziende cinesi, quindi il tema più generale dell'andamento dell'economia cinese. Le tensioni geopolitiche sicuramente giocheranno un ruolo anche qui importante. Sono tutti temi che poi alla fine si vanno a mescolare, a mixare e rendono ancora più volatile in qualche modo l'andamento di un asset come il petrolio, che già di suo è estremamente volatile e basta veramente poco per farlo schizzare in alto e in basso. Tutti questi temi però sono sul tavolo contemporaneamente e quindi il petrolio è uno di quegli elementi, di quei fattori, di quei temi, insomma, anche questo andrà monitorato con estrema attenzione, ragionando sempre dal punto di vista che c'è sempre qualcosa che può far schizzare in alto e in basso il prezzo. Certo, ecco, peraltro, visto che siamo partiti proprio in questa puntata dall'analisi un po' dell'azionario cinese, quindi dalla Cina, anche in questo contesto la Cina rappresenta un po' un'incognita. Assolutamente, sì, Ah, esatto. perché è il paese in qualche modo più grande, uno dei maggiori consumatori di petrolio, Eh sì. le aziende, quindi appunto il tema che accennavo prima, quello di quella che potrebbe essere la crescita della Cina e quindi i consumi in campo energetico giocheranno un ruolo importante nel consumo e quindi nell'andamento del consumo di petrolio, insomma. Ok Marco, allora adesso guardate un po', prossimo titolo, e così lasciate la spiegazione, lo abbiamo anche messo un bel punto di domanda nella nostra strap, come si dice in gergo tecnico, tabacco e alcol, di cosa stiamo parlando? Ovviamente immaginate, non vogliamo parlarne da un punto di vista di consumo e di rischio, insomma, per la salute, anche se facciamo un accenno anche a questo, ma ne parliamo sempre in termini di investimento. Perché Marco, appunto, di cosa Sì, stiamo parlando? ma questa è un'analisi che abbiamo fatto, tra l'altro insieme ai colleghi canadesi che erano anche loro interessati all'argomento, perché venerdì scorso è stata la giornata mondiale contro il cancro. Per cui ci interessava un po' capire un pochino meglio la situazione e quanto questo tabacco e alcol, che comunque restano dal punto di vista medico, due fra le cause principali del cancro, quanto questo fosse presente nei portafogli, questi due elementi fossero presenti nei portafogli, magari qualcuno ce li ha, non li vuole, ma non sa di averli. La cosa che ci ha colpito in qualche modo è che dal punto di vista dei mercati, quindi in maniera molto cinica, la storia del tabacco, per esempio, è una storia di crescita. Dovrebbe, diciamo così, consumo di tabacco dovrebbe crescere a un tasso vicino al 4% l'anno fino al 2026,
La cosa che ci ha colpito è l'andamento in borsa diciamo così, degli indici globali relativi al tabacco. In una situazione di borse deboli, loro continuano a salire. Appunto, parlando di tabacco e di alcol, che fanno poi parte di quella grossa categoria di titoli definiti sim stock, cioè Sì. le azioni del peccato, insieme al gioco d'azzardo, le armi, eccetera. Sono due temi di crescita dal punto di vista numerico, però appunto in un momento in cui la gente fa attenzione a quello che mette in portafoglio in termini di sostenibilità, di salute, di impatto che queste cose possono avere sulla società, anche sull'economia della società, perché poi dire, la gestione ad esempio del cancro e le cure del cancro sono costose, costano agli stati, costano alle persone, non solo in termini monetari, insomma. Per cui insomma, ci ha colpito questa cosa qui, nel senso che quando si parla di tabacco e alcol, dal punto di vista meramente borsistico, si vede che sono comunque due asset che in borsa corrono. Poi ci sono delle considerazioni che chiaramente sono assolutamente personali. A volte magari se si è molto attenti a questi temi, si è attenti a questi temi, conviene dare un occhio a quello che si ha in portafoglio, perché magari uno insomma, ha un fondo, magari che considera generico. Abbiamo fatto un'analisi, per esempio, sui fondi income, abbiamo visto che insomma, ci sono delle percentuali di Sì. aziende di No, tabacco che magari uno non vorrebbe avere nel proprio portafoglio, insomma. no, no, chiaro, chiaro. Marco, senti, per chiudere e tornare un po' al nostro market view iniziale e per dare appuntamento poi al prossimo mese, quindi riassumiamo i tre suggerimenti, ma anche meno, insomma, i suggerimenti per gli investitori in questo momento, oltre al fatto di essere un po' alla finestra, no, a guardare quello che succederà. Sicuramente il primo è quello di fare attenzione a quello che sta succedendo, però cercando poi di non farsi prendere dal panico se dovessero verificarsi, diciamo così, eventi, attesi e gravi, oppure inattesi e gravi che spaventano, insomma. Di solito molte delle cose di cui abbiamo parlato in questo momento tendono in qualche modo a esaurire il loro effetto con l'allungarsi dei tempi, quindi una cosa che ci spaventa adesso, poi vista in prospettiva magari alla fine dell'anno, ci rendiamo conto che non ha avuto quell'effetto che ci preoccupava. L'altro suggerimento è quello di stare comunque sempre diversificati, assolutamente diversificati, cercando di pesare i portafogli in base a quelle che sono le proprie aspettative, prospettive di rischio, obiettivi di investimento. Seguire da vicino il tema dell'inflazione dei movimenti delle banche centrali, perché almeno diciamo, fino alla prima metà dell'anno, a meno che poi non esca qualcos'altro di cui occuparsi o preoccuparsi, resterà un po' il tema Certo, da seguire. certo. Va bene, grazie Marco Caprotti, naturalmente grazie a tutto il team di Morningstar Italy per la collaborazione e per il riassunto importante dei temi principali e al prossimo appuntamento con Market Star. Grazie. Grazie a voi.